e ciao ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale. Allora, prima di iniziare questo video voglio augurare a tutte le donne una buona festa della donna. Appunto oggi è l'8 marzo, quindi tanti auguri a voi donne, anche se secondo me la festa della donna dovrebbe essere 365 giorni l'anno, non solamente il giorno della festa della donna, però insomma oggi è il giorno della festa della donna, quindi vi faccio tanti auguri. Ovviamente tengo a ringraziare e voglio ringraziare tutte coloro che si sono iscritti ultimamente sul mio canale, quindi io vi ringrazio, grazie per avermi dato fiducia, quindi io spero che prossimamente insomma i miei video possano fare al caso vostro, insomma vi possono intrattenere, vi possono strappare un sorriso, vi possono tenere compagnia. Ok, detto questo passiamo a questo video. Allora, in questo video di oggi vi farò vedere un nuovo prodotto che mi è arrivato ultimamente in questi giorni, non ho ne ancora provato proprio perché ho aspettato a farvi questo video per provarlo insieme, per vedere il suo funzionamento, per vedere se effettivamente funziona o è una fake come tantissimi prodotti appunto acquistati da internet. In questo caso mi è arrivato tramite il programma Amazon Vine e quindi vediamo il funzionamento concreto di questo prodotto. Ovviamente all'interno non ci sono istruzioni in italiano, quindi ho dovuto fare la traduzione in italiano per poter capire il funzionamento passo passo di questo prodotto. Che cos'è questo prodotto? Praticamente è un prodotto che si utilizza per la skin care, quindi per la pulizia quotidiana o meno del viso, ed è questo prodotto qui. Forse magari lo avete già visto sia in negozio che magari in alcuni siti internet. Non è altro che la pala, perché appunto sembra una pala. Ora vediamo, eccolo qui, vedete? È il pulitore per il viso a ultrasuoni. Praticamente con questo qui si dovrebbe pulire la pelle del viso da eventuali impurità. Allora, di questo prodotto io ho scelto la colorazione rosa, ma si poteva avere la colorazione viola o la colorazione bianca. Vabbè, la colorazione poco importa. Allora, come funziona questo prodotto? Da quello che, beh, non male ho capito. Poi, insomma, vediamo il funzionamento nel modo pratico. Quindi qui mi sono già preparata tutte le cosine per farvi vedere come funziona questo prodotto. Anzi, per vedere insieme come funziona, proprio perché, come vi ho detto, è la prima volta che lo sto utilizzando con voi. Ovviamente questo prodotto si ricarica, quindi si ricarica tranquillamente tramite il suo cavetto che trovate all'interno della confezione. Ovviamente se siete interessati all'acquisto o siete curiosi di visionare questo prodotto, io vi metto il link giù nell'info box di questo prodotto qua, direttamente che vi manda su Amazon. Questo qui praticamente è del brand Anteamed, quindi non so, cioè sinceramente penso che su internet ne possiate trovare a tanti altri molto più professionali, però penso che il funzionamento sia uguale per tutti, cioè praticamente ci sono queste onde di ultrasuoni che praticamente vibrano e vi dovrebbero pulire il viso. Quindi questo non ha neanche un prezzo eccessivo, quindi è un prezzo diciamo che un po' alla portata di tutte le tasche. Comunque vediamo a che cosa serve questo prodotto. Allora, intanto io qui mi sono tradotta il tutto, quindi ve lo leggerò e vediamo insieme come funziona. Allora, intanto il dispositivo in mezzo ha un pulsantino. Questo pulsantino va ad impostare le varie modalità di utilizzo durante la skincare del viso. Allora, la prima impostazione serve per la pulizia del viso, quindi quando iniziamo la nostra skincare a regola, quando noi utilizziamo un prodotto per la pulizia del viso, quindi un detergente viso a base di schiuma, quindi che fa una schiuma. Allora, che come funziona? Praticamente noi bisogna inumidire il nostro viso, mettere questo detergente viso, qualsiasi detergente voi avete a casa va benissimo uguale, non serve un detergente specifico. Ovviamente serve un detergente specifico per la vostra pelle, quindi se avete pelle secca, pelle grassa, pelle mista, grassa, insomma il detergente va in base alla vostra tipologia di pelle. Quindi con questo diciamo prodotto per la skin care potete utilizzare il vostro detergente che già avete a casa. Allora, quindi inumidire il viso, passare questo detergente e fare questa schiuma. Allora, dopodiché cosa bisogna fare? Praticamente, come vedete, la pala in fondo ha questa diciamo questa diversità, insomma vedete la palla come è fatta, curva leggermente, no?
a seconda dell'utilizzo che ne dobbiamo fare, questa pala va messa in diverse posizioni praticamente. E nel caso della pulizia, quindi quando mettiamo il nostro detergente e vogliamo fare una prima pulizia, bisogna utilizzare questo, diciamo, questo pulitore con la pala rivolta verso il basso, quindi in giù praticamente. Bisogna posizionarlo sulla pelle, ovviamente bisogna seguire, diciamo, la posizione dei nostri pori, quindi ci mettiamo davanti a uno specchio e guardiamo da che parte, insomma, vanno i nostri pori, no? In questo caso dalle guance possiamo fare dal basso verso l'alto, quindi dovremo fare una pulizia in questo modo, quindi in questo verso praticamente. Quindi per questa pulizia con detergente appunto per il viso bisogna utilizzare la pala rivolta verso il basso, però andando verso l'alto, quindi la pala rivolta verso il basso e andando verso l'alto in questo modo. Poi questa è per quanto riguarda la pulizia del viso. Poi la seconda modalità di esportazione positiva per la pulizia profonda. Ok, l'io, allora questo aggeggino qui, insomma questo prodotto qui ha gli ioni positivi e gli ioni negativi, no? Allora con gli ioni positivi possiamo fare una pulizia un pochettino più profonda, più accurata. Quindi come funziona? Noi dobbiamo mettere un toner o una lozione che noi utilizziamo dopo, diciamo, aver lavato il viso con il nostro detergente. Ora qui lozione o toner, non lo so, penso che possa andare bene anche un siero a regola, perché sinceramente lozione o toner, poi che cos'è il toner? Cioè nel senso, il toner va nella stampante, quindi vabbè, non è che ci si capisca poi tanto. Io penso che vada bene anche un semplice siero per il viso. Quindi io in questo caso, in questo video, vedrò se mettere un siero, perché non capisco che lozione debba mettere sul mio viso. Quindi va messo questo siero, premere la modalità ioni più e bisogna utilizzare in questo caso la pala rivolta verso l'alto. Quindi se prima la utilizzavamo rivolta verso il basso, questa volta la dobbiamo utilizzare rivolta verso l'alto e seguire sempre l'andamento dei pori della pelle. Quindi in questo caso come funziona? Allora, è un po' come l'aspiratore dei punti neri, no? Io l'ho utilizzato e vi ho fatto vedere anche un video per quanto riguarda questo prodotto. E va utilizzato in un certo modo, cioè non è che si prende e si utilizza così un po' a casaccio. Bisogna seguire ovviamente l'andamento del verso della nostra pelle, quindi dei nostri pori, altrimenti non potremo avere il risultato che il prodotto, insomma, ci dovrebbe dare. Quindi come funziona praticamente la pulizia del viso con questi gingilli? Allora, i pori della pelle, come appunto i peli che noi abbiamo su tutto il corpo, hanno una loro direzione. Noi bisogna seguire la direzione per fare queste pulizie. Allora in questo caso sulle guance bisogna praticamente partire dalla parte bassa, quindi dal mento, e arrivare sotto l'occhio. Bisogna fare questo movimento, quindi dal basso verso l'alto per tutte e due le guance. Per le parti interne, quindi per le parti degli zigomi, dovremo partire dalla tempia e andare verso il basso in modo inclinato, vedete, in questo modo, non in modo pari così, ma in modo inclinato. Poi per quanto riguarda la fronte si può, diciamo, utilizzare due metodi: si può utilizzare il metodo dal basso verso l'alto, o si può nella parte centrale utilizzare il metodo così, cioè orizzontale praticamente, da una parte verso l'altra. Per quanto riguarda il naso, ovviamente viene da sé pensare che dal naso si parte dalla punta e si va praticamente nella parte sopra, in questo modo. Quindi per utilizzare questi aggeggini, sia questo qui per la pulizia che quello per appunto togliere i punti neri, si utilizza questa modalità. Quindi questo è molto importante, perché se no il prodotto non lavora bene come dovrebbe lavorare. Poi abbiamo la terza opzione, quindi l'opzione degli ioni negativi. In questo caso per gli ioni negativi bisogna utilizzare una maschera. Quindi se voi avete una maschera che già utilizzate, la potete utilizzare per appunto fare questa skin care. Ovviamente una maschera in crema o una maschera, diciamo, in gel. Basta che non siano quelle maschere peel off, che poi vanno a seccare
e diventano come una specie di guaina, quelle non vanno bene. Se ci avete una maschera in crema o una maschera in gel va più che bene, quindi si dà la maschera sul viso e si utilizza questo dispositivo con la palla rivolta verso l'alto, quindi si fa sempre lo stesso movimento, palla rivolta verso l'alto e seguire l'andamento dei pori. Poi abbiamo l'ultima opzione, cioè l'opzione quella finale, quindi quando noi abbiamo pulito il viso con, diciamo, il nostro detergente, abbiamo messo un siero, abbiamo fatto la maschera, possiamo dare la crema idratante, quindi la crema che nutrirà la nostra pelle dopo questo trattamento. Quindi l'ultimo trattamento che ha impulsi, quindi il dispositivo emetterà degli impulsi, servirà per far penetrare meglio la crema all'interno dei pori della pelle, quindi si dà la crema su nel viso e si accende la seconda modalità, cioè quella di mezzo, questa qui c'è scritto EMS, si accende questa e manderà degli impulsi. Anche in questo caso la pala andrà utilizzata con la testa rivolta verso l'alto, quindi seguire sempre la direzione dei pori e utilizzare la pala rivolta verso l'alto. Allora, questa è la modalità di utilizzo. Adesso vediamo nel modo pratico veramente come si utilizza questo aggeggio e più che altro se funziona, perché come vi ho detto io è la prima volta che lo utilizzo e lo voglio utilizzare con voi per vedere appunto questo funzionamento. Vediamo se lo bocciamo o lo passiamo. Allora, intanto io mi metto la mia fascettina per i capelli, perché appunto io qua ho portato anche l'acqua, quindi faremo proprio un trattamento. Allora, io in questo caso non farò il trattamento con la maschera, perché in questo momento non ho maschere da poter utilizzare, cioè ce l'ho però sono maschere in stoffa, in questo caso ci vuole una maschera in crema. Allora, se mi vedete che guardo in basso è perché qui ho lo specchio, almeno ci vedo quello che faccio. Allora, iniziamo dalla prima fase. Prima fase richiede la pulizia del viso con un detergente schiumoso. Allora, per la prima fase della pulizia con questo aggeggino qua ultrasuoni, con questo pulitore viso ultrasuoni, andrò a utilizzare una mousse viso della Rock. Questa qui è una mousse energizzante. Allora, voi la vedete allo stato liquido, però quando la spruzziamo diventa praticamente una schiuma. Allora, cosa vado a fare? Io in questo caso ho una spugnettina, questa qui è una spugnettina vegetale, quindi anche questa è una spugnettina naturale. Vado a inumidire il mio viso, uso la spugna per non fare casino. Intanto mi prendo anche l'asciugamano perché sono sicura che farò un danno. Ok, vado a inumidire il viso. Ovviamente se questa cosa lo fate sopra il lavandino del bagno è molto meglio, però ovviamente per farvi il video ho optato per una bacinella. Quindi vado a prendere la mia mousse, ve la faccio vedere, vedete? È una schiuma e la vado a dare sul viso, ovviamente evitando la zona occhi. Ok, una volta data bene sul viso, acqua ovviamente, e vado a prendere il dispositivo. Quindi in questo caso vado a mettere la prima modalità e vado a utilizzare la pala rivolta verso il basso. Accendo, sentite? Manda una specie di piccola vibrazione. Adesso vediamo cosa succede. Quindi poi facciamo dal basso verso l'alto. Allora, praticamente cosa va a fare? Va a grattare la pelle del viso. Queste piccolissime e leggerissime onde ultrasuoni praticamente cosa fanno? Vanno a smuovere, diciamo, tutte le impurità. Vabbè. Appendiamo. Allora, praticamente sopra la palla non c'è niente, a parte diciamo la schiuma che ho tolto. Ora vado a sciacquare con la spugnetta. Il viso ovviamente si è arrossato un po', perché con questa palla noi andiamo un po' a grattare la pelle. Ok,
questa fase fatta. Poi andiamo a fare la seconda fase. Allora, di solito quando si fa la skin care dopo il lavaggio si dovrebbe dare una sorta di scrub viso. In questo caso lo scrub proprio lo salta, anche perché questo marchingegno, questo prodotto fa già, diciamo, una sorta di scrub, perché appunto la spatola quando passa sulla pelle va leggermente a grattare la superficie, quindi è come se già facesse una sorta di scrub questo prodotto, anche perché qui di scrub non ne cita nessuno, quindi non ne parla. Quindi io passerei alla praticamente alla, diciamo, alla modalità degli ioni positivi. Quindi vado a mettere il mio siero, perché qui parla di lozione, quindi io vado a mettere un siero. Allora io vado a mettere questo siero è della Vital Force, anche questo mi è arrivato tramite Amazon Vine. Questo qui è un siero illuminante 100% bio. Ho constatato che è 100% bio tramite il bio dizionario che trovate su Google, quindi se siete curiosi di sapere cosa c'è all'interno dei prodotti che mettete sul viso, sulla pelle, insomma qualsiasi prodotto cosmetico, vi consiglio di andare sul bio dizionario che trovate attraverso Google e copiare, incollare o scrivere appunto tutti gli ingredienti che ci sono riportati sopra l'etichetta. Questo bio dizionario vi darà praticamente una sorta di punteggio di pallino rosso, giallo o verde a seconda della pericolosità del prodotto, quindi dell'ingrediente che c'è all'interno di questo cosmetico. Quindi potete vedere se è un cosmetico adatto appunto per la pelle, o se magari è un cosmetico un pochettino aggressivo, quindi meno adatto per le pelli sensibili, o un cosmetico appunto veramente schifoso da prendere e buttare nel cestino, cosa che mi è capitata veramente tantissime volte, proprio perché all'interno vengono messi tantissimi prodotti discutibili, alcuni anche cancerogeni, quindi bene evitare di poterli mettere sulla pelle. Quindi in questo caso questo siero è totalmente bio, quindi 100% vegetale. Diciamo che l'ingrediente che si sente maggiormente quando si utilizza questo prodotto è il ginger, proprio ha questa profumazione forte di ginger. Non so se voi sapete com'è la profumazione di ginger, però se non avete mai provato, mettete un pezzettino di radice di ginger a bollire in acqua e sentite questa forte profumazione. Quindi questo prodotto ha questa fortissima profumazione di ginger. Poi all'interno contiene alcuni agrumi, contiene anche la canapa, quindi ci sono tantissime erbe, tantissimi frutti, tantissime spezie, quindi è un prodotto altamente bio e 100% vegetale. Quindi se lo volete provare, vi lascerò il link anche di questo prodotto giù nel box informazioni. Ovviamente non è nemmeno testato sugli animali, quindi vi posso garantire che questo è un prodotto eccellente per quanto riguarda i prodotti, cioè gli ingredienti naturali. Ok, io vado a mettere questo prodotto, questo siero. All'interno del siero, ora qui non lo potete vedere, però ci sono tutti i pezzettini, proprio questi qui sono i pezzettini delle varie erbe, dei vari ingredienti che ci sono all'interno, un po' come quando si fa la spremuta d'arancia, troviamo sempre il pezzettino appunto del frutto all'interno della bevanda. Quindi in questo caso all'interno del siero ci sono sempre i piccoli pezzettini diciamo delle spezie messe al suo interno. Allora io vado a mettere il mio siero, ne metto anche in modo abbondante, così ovviamente questo è un olio, lo vado a distribuire un po' così sul viso, anche perché poi dopo voglio passare appunto questo pulitore. Ok, in questo modo vado un po' a sciacquare. Ok, allora in questo caso bisogna utilizzare la palla rivolta verso l'alto e mettere gli ioni positivi, quindi vado a impostare. Ok, cioè non mi sembra che cambi tantissimo tra la prima impostazione e la terza. Vabbè, comunque vado con la palla rivolta verso l'alto. We'll be right back.
Allora, sinceramente sembra che scaldi. Sembra che la pala in questo caso, sì, sembra proprio che scaldi. Emana calore. Allora, aspettate perché... Sì, fa proprio... Sì, in questo caso scalda la pala. È proprio calda. Quindi gli ioni positivi rendono questa pala calda. Vabbè. Non so a cosa serve questa cosa. Ovviamente, come vi ho detto, è la prima volta che la utilizzo, quindi magari non la utilizzerò neanche bene. Però insomma volevo capire il funzionamento. Manda piccole scossettine, cioè se io accosto la palla sulla pelle sento come delle piccole scosse. Ok, io penso di aver passato tutto il viso. Allora, ovviamente qui non c'è grandi cose praticamente, se non so se lo vedete, praticamente qua c'è solamente l'olio che abbiamo messo. Ora io cosa vado a fare? Siccome ho sempre tanto olio, me lo vado a massaggiare un po' con le mani. Allora, io questo siero, praticamente, parlando di siero, lo utilizzo principalmente la sera prima di andare a letto, perché ovviamente essendo un olio rimane la pelle leggermente unta. Quindi io lo utilizzo principalmente la sera, così almeno quando vado a letto la notte ha tutto il tempo per poter assorbire, per poter agire. Molto utile secondo me questo prodotto per chi ha problematiche di pelle secca in alcuni punti. Allora, io sinceramente ho la pelle mista, mista grassa, mista secca. In alcuni punti la pelle mi tende a lucidare, mentre in alcuni punti, come in questo punto qui o come in questo punto qui, l'ho abbastanza secca. Quindi questi sieri a base oleosa mi aiutano moltissimo in questo caso. Allora, devo dire che questo siero lascia la pelle veramente veramente morbida, cioè veramente una cosa pazzesca. Cioè, voi lo mettete la sera, la mattina vi svegliate con una pelle morbidissima. Quindi se avete la possibilità di poterlo acquistare, fatelo, perché sicuramente ne rimarrete soddisfatti. Uno, perché è un prodotto completamente bio, quindi 100% vegetale, è un prodotto che non è stato testato sugli animali e contiene tantissimi ingredienti che fanno veramente molto bene alla pelle, quindi la vanno proprio a nutrire in profondità. Ok, ovviamente alcuni ingredienti all'interno di questo siero servono anche per diminuire un pochettino, diciamo, le macchie sulla pelle. Ovviamente non ve le mandano via, perché, cioè, per mandare via le macchie io sicuramente vi consiglierei magari di andare da un estetista tramite il laser e magari ve le manda via. In questo caso questo siero vi aiuta un pochettino a diminuirle, quindi a renderle un pochettino più chiare, però non a togliere, perché come vedete io qui ho una grande macchia e è già un po' di tempo che sto utilizzando questo siero, ma appunto la macchia è sempre lì. Magari è diminuita leggermente di colorazione, però la macchia è sempre lì. Allora, poi passiamo oltre, non ci perdiamo in ciance. Allora, passiamo alla modalità, ora vediamo che cosa c'è. La modalità di ioni negativi. In questo caso gli ioni negativi si dovrebbe utilizzare una maschera. Io, come vi ho detto, la maschera non ce l'ho perché ho tutte maschere in tessuto, non ho maschere in crema. Però diciamo che questa cosa è un po' discordante, no? Perché questo, diciamo, queste indicazioni fanno mettere il siero prima della maschera. Io sinceramente il siero l'ho sempre messo dopo la maschera per nutrire, quindi io, nel senso, se lo volete provare vi consiglierei di fare questa cosa, di
Prima di tutto detergere il viso con un detergente, poi farvi la maschera e impostare gli ioni negativi, dopodiché utilizzare un siero e impostare gli ioni positivi e per ultimo mettere una crema idratante, quindi utilizzare la tipologia di pulsazione, quindi la modalità pulsante, quella che andrò a utilizzare adesso. Ok, adesso andiamo a utilizzare l'ultima opzione, quindi l'opzione della modalità pulsante, quindi per far penetrare più in profondità nella pelle la nostra crema idratante. Quindi anche in questo caso utilizzate una crema idratante che appunto utilizzate di solito, basta che sia una crema idratante in crema compatta, non troppo né troppo liquida né in formato gel, quindi deve essere una crema biancastra abbastanza compatta. Io in questo caso utilizzo questa qui è della stessa linea del siero che vi ho fatto vedere prima, quindi Vidal Force. Anche questa è una crema idratante completamente vegetale, 100% bio, 100% vegetale. Anche qui l'ingrediente principale che si sente durante l'applicazione è il ginger. All'interno di questa crema praticamente ci sono tutti gli ingredienti che trovate nel siero, magari c'è qualcosina di diverso perché ovviamente essendo una crema idratante ha bisogno di ingredienti diversi, però vi posso assicurare che questa crema è molto nutriente. Allora, qui ci sono alcuni ingredienti, ora in questo caso sono tutti in inglese, però insomma vabbè, c'è, vediamo un po', aloe vera, vitamina C, olio d'oliva, come vi ho detto ginger, anche qui c'è la canapa, insomma ci sono tantissimi ingredienti naturali, tantissime spezie naturali. Anche questa ha il pratico dosatore, quindi lo si può tranquillamente anche mettere direttamente sulla pelle, quindi in questo caso io ne vado a mettere un po', ok, abbondo, perché voglio vedere la pala se riesce a farla veramente entrare nella pelle, quindi abbondo. So che ho abbondato troppo, ma voglio mettere alla prova questo dispositivo. Ovviamente se rimarrà un po' di crema dopo che ho finito di utilizzare il dispositivo lo andrò a massaggiare con le mani. Quindi in questo caso vado a mettere la modalità pulsante. Sentite? Ok. E vado a utilizzare la pala rivolta verso l'alto. Mentre prima con gli ioni positivi si sentiva la palla scaldare e le leggerissime scosse, qui praticamente non si sente niente. Quindi non capisco come questa piccola vibrazione possa far penetrare la crema all'interno della pelle. Allora, qui c'è solo crema. Vediamo. Sì, mi sembra ci sia solamente la crema. Quindi non è che vedo grandi cose. Cioè, non è che vedo residui di pelle morta o residui di sebo. Non vedo niente. A parte la crema. Allora, vado a massaggiare quello che è rimasto. Allora, tiriamo le somme per quanto riguarda questo prodotto. Quindi vediamo se è un prodotto, utile o se è un prodotto che magari serve o non serve. Allora, per quanto mi riguarda, sinceramente, non ho trovato... Cioè, non...
non ho trovato grandissime diversità durante l'utilizzo, no? Cioè io di solito quando faccio questo trattamento di skincare viso utilizzo la spazzola massaggiante, sia quella in silicone che quella a setole. E ovviamente poi il fatto che la pelle risulti morbida dipende anche tantissimo dalla tipologia dei prodotti che utilizziamo nel momento della skincare. Quindi, avendo utilizzato dei prodotti buoni, perché in questo caso uno è della Rock e due sono prodotti completamente naturali, hanno reso sì la mia pelle molto molto morbida, quindi al tatto la sento che è molto morbida e lo vedo che è pulita. Però non credo che questo dispositivo abbia fatto il più, cioè quindi abbia dato quel più per poter dire sì, è un dispositivo valido, è un dispositivo che può servire, è un dispositivo che dà dei risultati. Io sinceramente non vedo grandi risultati differenti da quando utilizzo questo dispositivo o utilizzo una semplice spazzola per la pulizia del viso, quindi non lo trovo, non capisco il nesso di questa cosa, no? Ora magari io sarò ignorante in materia, quindi non capirò il fatto degli ioni, magari l'effetto che hanno sulla pelle, no? Allora vi posso dire che gli ioni positivi, a differenza, ora io non ho utilizzato quelli negativi, però gli ioni positivi, a differenza di tutte le altre modalità, ho riscontrato una diversità, cioè che la palla in quel caso è come se riscaldasse sulla pelle, si sente proprio un calore e si sente come delle schicchere, io le chiamo schicchere, come delle piccole scossettine sulla pelle, quello si sente, perché quando si avvicina alla palla si sente proprio una piccola scossa. Sicuramente questa piccola scossa e questo riscaldamento insieme non lo so che cosa fanno sulla pelle. E a me sinceramente non è che mi hanno dato un risultato da dire wow, questo affare funziona veramente, no? Cioè non ho neanche visto quando passavo sulla pelle magari portare via il sebo o sostanze, magari la pelle morta, la pelle in eccesso, non ho visto questa cosa a parte i prodotti che ho applicato all'inizio sulla pelle, quindi a parte portare via il prodotto non ho visto portare via nient'altro, quindi sinceramente non saprei se consigliarvelo o meno, perché sinceramente non è neanche che l'ho capito poi così tanto, non ho capito che utilizzo stringi a questo prodotto, cioè non l'ho capito moltissimo. Se voi magari lo avete provato, avete capito che cosa effettivamente fa questo prodotto, scrivetemelo giù nei commenti, perché io sinceramente non ho visto nessun tipo di cambiamento. Vi ho detto, se magari notate un cambiamento per quanto riguarda la mia pelle da prima dell'utilizzo a dopo l'utilizzo, è sicuramente dato dalla tipologia dei prodotti che ho utilizzato, non sicuramente dato da questo prodotto qui, perché poi in definitiva cosa abbiamo fatto? Abbiamo solamente passato una pala in acciaio sulla pelle, cioè non è che abbiamo fatto chissà che cosa. Poi non so se queste vibrazioni, questi ioni che emana questo prodotto possano in qualche modo aiutare la pelle forse a rigenerarsi, non lo so sinceramente a che cosa possa servire questo prodotto. Comunque io non sto notando grandi cambiamenti, non lo so, brufoletti ci sono sempre, qui ci sono alcuni punti neri, quindi non ha mandato via neanche questo, quindi non capisco lo scopo proprio di utilizzo di questo prodotto. Ok ragazzi, il video è terminato, io spero insomma che vi sia piaciuto, in tal caso come vi ho detto, se avete qualche informazione più da darmi in merito a questo prodotto scrivetemelo giù nei commenti, ovviamente lasciate like per supportare il mio canale, se volete potete condividere questo video, insomma fate quello che volete, e ovviamente se non siete iscritti al mio canale e volete continuare a seguirmi per vedere nuovi video, nuovi prodotti, insomma vi presenterò nuovi prodotti che mi arriveranno, quindi farò un video anche sui nuovi prodotti, insomma siete curiosi, mi raccomando iscrivetevi al canale, molto semplice, basta cliccare il pulsantino che troverete sotto questo video iscriviti, e molto molto importante attivate la campanellina delle notifiche, quella campanellina vi servirà per ricevere notifiche sui miei prossimi nuovi caricamenti video in
più, se volete, mi potete seguire anche su Instagram, mi trovate a eleonoraocchibelli81, dove anche lì vi metterò alcune foto e alcune stories sui prodotti o sui video che vi metterò qua su YouTube, quindi anche attraverso Instagram sarete aggiornati. Quindi niente ragazzi e ragazzi, io vi saluto, vi mando tantissimi baci e ci vediamo prestissimo con tantissimi nuovi video. Ciao a tutti!